Vita da lampada è un cortometraggio originale Disney Plus, ambientato all'interno del mondo di Toy Story, o per meglio dire, è il sequel diretto dell'ultimo capitolo della saga, ovvero Toy Story 4. La protagonista di questa storia è Bo Peep, solitamente vista come personaggio secondario dei film, la fidanzata di Woody, ma diviene centrale in questa storia e centrale in tutti i sensi, dal momento che l'intero cortometraggio è fotograficamente raccontato in modo intelligente, ma fossilizzato in un'inquadratura frontale fissa. La storia è raccontata da lei stessa, che narra a Woody. È una sorta di backstory che avrebbe dovuto esserci nel film, ma che poi è stata tagliata. Allora hanno pensato bene di realizzarci un cortometraggio. Bo racconta a Woody di come, dopo essere stata ceduta da Andy alla bambina, la sua vita sia stata caratterizzata da alti e bassi continui, fino ad arrivare al famoso negozio di antiquariato, dove ha scoperto la sua nuova identità e ha deciso di intraprendere la vita da giocattolo perduto, quindi autonomo. In questo corto è ancora più presente la componente femminista della statuina di porcellana e di come il suo desiderio di non essere più un personaggio di un diorama, di una lampada, ma acquisire la propria autonomia, non avere più una funzione, sia la più importante tra le metafore di emancipazione della storia. L'altro aspetto degno di nota è quello legato alla tematica principale del quarto film di Toy Story, ovvero si parla del ciclo di vita dei giocattoli. Ero stato positivamente colpito dal fatto che la Pixar non abbia deciso di abbandonarmi come spettatore, dal momento che l'ultimo film della saga parla di come i giocattoli, dopo essere stati comprati, utilizzati, passati di mano, siano stati abbandonati. Quindi i produttori hanno deciso di parlare direttamente a noi, che siamo cresciuti con la saga. Il negozio di antiquariato, sia nel film che in questo corto, è la mia location preferita. In parte perché sono figlio di antiquari. Ciao mamma. Dall'altra parte perché è estremamente significativo. Esso diviene uno spazio liminale della storia, un limbo dove i giocattoli cercano una nuova vita e sperano di essere acquistati per far ripartire il ciclo di vita dei giocattoli. Mi raccomando, non abbandonate i giocattoli che sono la cosa più bella che possiamo possedere.